Allora, in questi giorni sono stato purtroppo parecchio male. Ora, non sto ancora per niente bene, però, che è successo? Oggi è uscito, anzi per voi ieri, il nuovo video di Alan Baker di Animation vs Minecraft. Visto che per me non è un video molto impegnativo, è una cosa abbastanza tranquilla, ho deciso comunque, nonostante la mia febbre abbastanza alta, mal di testa e mille altri problemi, di fare questo video. Scusatemi inoltre per i 3 giorni di assenza sul canale. Nulla di così pesante, però comunque. Però sono stato male e non sono riuscito a registrare, tantomeno editare alcun tipo di video. Oggi, come detto prima, siamo finalmente tornati sul canale di Alan Baker. Torna Animation vs Minecraft. Io, ragazzi, porterò gli occhiali perché non ho assolutissima voglia di mettere le lenti, perché già mi fa male gli occhi in questo momento. Figuriamoci con le lenti a contatto sopra. Direi di non perdere altro tempo e diamo inizio alla reaction di Animation vs Minecraft. Allora, prima di partire, siamo all'episodio numero 9. Niente, pronti? Partenza, via. Negli scorsi Animation vs Minecraft. Ah, è vero, eravamo rimasti al nuovo Stickman. Era rimasti qua, tipo, no? What? È un altro PC questo? Secondo me sì, è un altro PC. Nel cestino lo sta controllando. Questo è un Mac. Questo è un cellulare, non è un. Non è un. Non capisco. È un. No, che okay, è un PC, è un PC. I villager, ok. Sono curiosissimo, ragazzi, ovviamente non so cosa salutano, ovviamente. Ma i villager non rispondono. Mi sembra giusta come cosa. Vabbè, l'inchino. Ma no. Cosa ho fatto? Dove stanno portando? No, nel pozzo. Ah no, ok, non nel pozzo. What? Non dirmi che Viola è il loro capo villaggio. Forse sì, visto la Viola che c'è. Oh mio Dio. Tutto Viola. iCloud Driver. Oh mio Dio. È andato nel Nether per prendere il quarzo e darlo ai villager, un pezzettino per uno. Sono contenti perché hanno trovato. E dicono che vuole la loro. Credo. Cosa fa col quarzo? Che ci fanno i villager con quarzo? Perché ne vogliono così tanto? Ne vogliono? Ovviamente si arrabbia. Che figo lo scettro così. Dice andarsene, beh, gli ho rubato il posto, l'ha rubato. Cioè, stavano rubando il suo lavoro praticamente. Alle prigioni addirittura, wow. Basta un comando per far intendere così bene. Ma non mi sembra una. Cioè, nel senso, adesso, visto che possono fare qualsiasi cosa, non mi sembra una roba così difficile evadere di prigione di Mine. Cioè, adesso. Infatti, non è una cosa così difficile. Ok, forse questo è un po' più difficile. Ah, il golem. Oh. vabbè. Ok, ora c'è un motivo in più per non uscire di prigione, forse. Lo chiama? Ah, lo vuole corrompere. No. È quanto oro? Ci sta pensando, eh? No, fermo tutto sto giro. Cosa vogliamo fare ora? No, 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 no. Corrompono tutti, finirà l'oro prima o poi, nel senso.
Oro. Oh. Lo scambiano. No, non... ci hanno perso in questo scambio. Non devono fare così i villager. E fu così che nacque la compravendita. Ma è fantastica sta cosa. Ho avvisato anche gli altri, però gli altri sono vicini al re. E il re ovviamente si se ne accorge di questa cosa. E vabbè. Quanti smeraldi stanno facendo quei due in questo momento? Milioni. E vabbè, il circo è diventato, fanno pure i giocolieri siamo a posto. O si incazza. Ehi, lo so che se si incazza è un casino. Spada. Dove stanno andando tutti quanti i villager ora? Hanno finito gli scambi? Può essere? Che figo! È fighissimo così il castello! Cavolo! Hanno tolto però le robe viola! N hanno messo queste robe viola però, non credo che sia comunque una cosa positiva per Re Viola. Ah no! Ok, è una cosa positiva per Re Viola. Oh, ma che amori! Le braccia. Oh! Addirittura? Che risvolto inaspettato! Ah, la porta segreta. Ok. No, no, no. Io, secondo me, ha cattive intenzioni il re, sai? Li butta dentro il void e li lascia lì. Secondo me ha cattive intenzioni questo re. Si attiva il portale, ok. Ah no, ah no! Sono io che penso sempre male! No, ma come to be continued? No, raga! Che figo! Io ero convintissimo che il re tramasse qualcosa sotto, invece non è così. Quindi nel prossimo video scopriremo cosa faranno nel Void i nostri tre amici dell'Invasion vs Minecraft. Gli altri non so cosa stanno facendo nel mondo normale, però adesso concentriamoci su questa mini storia del re Viola più dei nostri amici che hanno appunto trovato il suo mondo. Detto ciò, ragazzi, c'è una parte di un video, di una sorta unboxing della loot box che adesso appunto arriverà, che ho pre-registrato circa un mesetto fa. Quindi ora partiamo con quella parte di video. Io non ce l'ho fatta, io l'ho già aperta perché sono tanto curioso. Questa volta ha un tema molto particolare e andiamo a vedere quello che c'è in questa loot box. Abbiamo come prima cosa un pop di Bender di Futurama, che è, ragazzi, una grandissima, grandissima figata. Anche se non è quello che più mi ha detto devo fare subito questo video, ma è molto, 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 molto carino e molto figo. Sicuramente questo lo metterò davanti nella mia collezione perché è veramente bellissimo. Poi sono un amante di Simpson Futurama, non accanito, però comunque mi piacciono molto. Quindi avere un pop di Bender, secondo me, è una cosa molto, 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 molto figa. Passiamo a quello che mi ha fatto fare il video così in anticipo: un mazzo di carte. Non lo so che tipo di mazzo di carte è. Io sto vedendo tantissimi video di Jack Noble in questo periodo e mi sta piacendo veramente tantissimo. Quindi avere un mazzo di carte, credo che sia almeno decente questo, spero, visto che comunque è esclusivo. Ho detto ok, devo fare questo video, devo subito mettere in mano queste carte qua e provare anch'io a fare qualcosa perché veramente sono dei video fantastici. L'ho scoperto da poco, cioè lo conoscevo da tanto, o meglio, sapevo
chi erano circa 3 anni, quando ancora aveva praticamente niente, lo vidi a una fiera così a caso, e su ultimamente mi sono rimesso a vedere i suoi video e sono wow, cioè sono rimasto a bocca aperta in ogni singolo suo video, incredibile, è veramente bravissimo. Quindi detto ciò, ho detto devo fare questo video e devo prendere queste carte per cominciare a usarle, perché veramente mi ha messo un'idea addosso di provare a fare qualche trucco di magia che è veramente incredibile. Passiamo successivamente alla maglietta di questa volta di Halo, una maglietta molto molto interessante, bella, che figata. Io devo dire che Halo ci ho giocato soltanto, oddio, quanti anni fa? Una decina di anni fa ci giocavo? Sì, circa 10 anni fa. Bender è caduto. E a casa di un amico, quando ero alle medie, e ci giocavo tanto, però non ho mai giocato per conto mio perché appunto non avendo un Xbox non potevo giocarci da solo. Questa è la maglia che è fighissima tra l'altro, molto figa, ma veramente tantissimo figa. E sono contentissimo. Questa è veramente, ragazzi, è una lootbox. Forse appunto una delle migliori, se non la migliore che per adesso è arrivata, quindi veramente è una roba incredibile. Ed è caduta anche la maglietta. Passiamo, ragazzi, all'ultima cosa, ma non per importanza, ovvero una tazza di Star Wars. Questa è una tazza che è fighissima, è veramente fighissima, c'erano diversi modelli, io ho avuto quella bianca con il clone, carina, ovviamente con questa Disney. Voglio un attimo aprirla perché, anche se non faccio spesso colazione, questa è una brutta cosa, penso che quando la farò, la userò. Carina, molto carina. Fate ancora la logo di Star Wars. Una semplice tazza bianca. Non so se tipo cambia col calore. Forse non credo. Quindi, io spero, ragazzi, come sempre, che questo video sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un like e un commento se così fosse stato. Io non so com'è il vecchio animation, cioè il nuovo Animation vs Minecraft, che proprio è vecchio, per chi non ho, in questo momento che sto registrando il video, non l'ho ancora visto. Speriamo sia figo, anche perché sto trepitando ancora. Quindi, dimmi un po' nei commenti se a voi è piaciuto, io dirò la mia nei commenti, perché appunto qui non posso ancora dirlo. E ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!